Una lettera di minaccia recapitata al procuratore capo di Trapani, Marcello Viola, all'interno anche molte informazioni riservate sulle inchieste in corso. Indaga la procura di Caltanissetta. Nel 2011 è aumentato in Sicilia il ricorso alla cassa integrazione, cresciute di oltre il 40% quella in deroga e quella straordinaria. I dati sono stati diffusi dall'INPS. Scatterà da oggi la maxi isola pedonale a Palermo. Per tutto il periodo delle feste natalizie, ogni pomeriggio niente auto nel centro città. Sono 5 vincitori del premio nazionale Luigi Pirandello. Il riconoscimento viene assegnato a talenti del teatro nazionale. La cerimonia alle 18 a Palazzo Branciforte. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Erano solo alcune delle notizie di cui parleremo nel corso del TG, ma ci occuperemo anche ad esempio del maltempo che nel nord Italia sta avendo ripercussioni sui trasporti in Sicilia. Infatti molti collegamenti via aereo da e per le regioni centro-settentrionali sono a rischio. Di questo e molto altro parleremo dopo la pubblicità. Nuova Sport Car, la nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Da Loris, vendita promozionale, cappotto lana donna 79 euro, orario no stop, siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta. Fuori tutto, Trotta Group. Trotta Group, l'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58, a Carini. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resultana 269. A Trapani, via Archi 33. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Si indaga su una lettera di minacce arrivata al procuratore capo di Trapani, Marcello Viola. A quanto pare però si tratta di qualcosa di più, di un'intimidazione. Sentiamo perché nel servizio di Luigi Perollo. Della vicenda si occupa la procura di Caltanissetta, competente sui magistrati del distretto di Corte d'Appello di Palermo, in cui rientrano gli uffici trapanesi. La lettera di 4 pagine inviata al procuratore di Trapani Marcello Viola circa un mese fa, ma resa nota solo in queste ore, non contiene esclusivamente minacce. C'è anche un aspetto ancora più inquietante. L'anonimo sembra ben informato su una serie di inchieste, dal sequestro nei confronti dell'ex patron della Valtour Carmelo Patti agli ammanchi milionari alla Curia. Questa lettera non si limita a ripercorrere passaggi ancora top secret sulle indagini. L'anonimo mostra di sapere collegare diversi particolari e di avere una visione complessiva di numerosi aspetti del lavoro del procuratore Viola e di questioni relative alla sua sicurezza. Quanto basta per far pensare ad una talpa all'interno della procura. Altri dettagli però sembrano avvalorare l'ipotesi di una regia interna. L'anonimo conosce infatti i particolari sulle vicende delle inchieste di cui non sono a conoscenza neanche gli stessi magistrati. Nella lettera c'è anche un riferimento al procuratore Viola. È arrivato qualcosa per lei, forse una citazione indiretta delle parole del giudice Paolo Borsellino prima dell'attentato. Quella nei confronti del magistrato non è che l'ennesima intimidazione, già nei mesi scorsi aveva ricevuto minacce che avevano portato a rafforzare la sua scorta. Lettere simili a quella arrivata a Trapani sarebbero state inviate anche ad autorità palermitane. La direzione investigativa antimafia di Caltanissetta ha sequestrato beni per 2 milioni e mezzo di euro al presunto mafioso nisseno Angelo Losardo. Era stato condannato nel luglio scorso a 8 anni di carcere per mafia. Sotto sequestro sono così finite oggi 4 attività economiche, 17 terreni, 5 fabbricati, 3 autoveicoli, 7 rapporti bancari, postali e assicurativi.
Parliamo adesso di economia perché è ancora crisi nera per le aziende siciliane, lo confermano i numeri per certi versi drammatici che riguardano la cassa integrazione. A snocciolare le cifre questa mattina è stata l'INPS, come ci riferisce Ambra Drago nel servizio. In Sicilia aumenta il ricorso alla cassa integrazione in deroga. Nel 2011 è infatti raggiunto la soglia critica del 45% in più rispetto all'anno precedente. Anche quella straordinaria è aumentata, arrivando al 40% in più sempre rispetto al 2010. Tra i dati emersi sicuramente importante è quello sul calo del 7% del ricorso alla cassa integrazione ordinaria da parte delle aziende. I numeri sugli ammortizzatori sociali testimoniano lo stato di crisi che le aziende siciliane stanno ancora attraversando. L'INPS stessa chiede una maggiore collaborazione al governo nazionale e a quello regionale per garantire la copertura finanziaria. Le difficoltà sono perché naturalmente con un atteggiamento piuttosto inclusivo dobbiamo lavorare insieme all'assessorato al lavoro, al dipartimento regionale al lavoro. Lo facciamo, ci sentiamo anche più che quotidianamente. È ovvio che tutto però passa dai finanziamenti. Quando ci sono i finanziamenti statali e sono sufficienti a coprire la richiesta di prestazioni, noi siamo tempestivi nel pagamento, altrimenti ahimè dobbiamo come dire, sospendere l'attività di autorizzazione dei pagamenti anche se ci sono i decreti regionali di autorizzazione. Stiamo ricominciando a autorizzare i pagamenti di tutti i decreti che erano giacenti proprio in mancanza del finanziamento nazionale. Ritengo che sicuramente per quello che abbiamo già dentro il nostro istituto saranno sufficienti 65 milioni. Intanto proprio davanti alla sede palermitana dell'INPS in questi minuti stanno protestando alcuni operai della GESIP, sono in tutto una cinquantina, i lavoratori chiedono l'immediata erogazione della cassa integrazione in deroga per la loro società che era stata sbloccata da una delibera della giunta regionale martedì scorso. Il decreto che consente però all'ente di previdenza di erogare proprio le somme per gli operai a quanto pare non è ancora arrivato e secondo fonti dell'INPS potrebbe arrivare in serata. Continuando a parlare di vertenze aperte, anche oggi a Termini Imerese in provincia di Palermo sta andando avanti la protesta dei lavoratori Ali Group dell'Eurocash. Da 5 giorni ormai infatti un gruppo di dipendenti è salito sul totem del punto vendita, alto più di 20 metri, per manifestare contro la chiusura. L'ultimo giorno di lavoro è stato infatti domenica scorsa e per i lavoratori è iniziato un anno di cassa integrazione. Cambiamo argomento perché debutta oggi a Palermo la maxi isola pedonale natalizia. Le limitazioni dalle auto riguarderanno l'asse del centro e una serie di strade. Sentiamo quali da Federica Di Gloria. A guardarla sulla carta è un'isola pedonale davvero maxi, niente auto ogni pomeriggio da oggi e fino al 6 gennaio lungo le vie Ruggero VII e Macqueda sino ai Quattro Canti e lungo Corso Vittorio Emanuele fino alla via da Bologna. E tuttavia sarà, come già accaduto in passato, un'isola pedonale mista o parziale. Potranno infatti transitare gli autobus sia pure entro le corsie preferenziali a velocità ridotta entro 10 km orari e i taxi il cui uso viene incoraggiato con tariffe ridotte. Potranno passare poi anche le ambulanze e mezzi di soccorso, oppure le auto dei disabili e quelle dei residenti, purché in entrata e in uscita da casa. I divieti scatteranno alle 16 e saranno in vigore sino alle 20, ad eccezione dei giorni di Natale e Santo Stefano, il 1° gennaio. Una soluzione di compromesso, insomma, pensata per cercare di tenere insieme le esigenze di tutti, dei commercianti da un lato, dei residenti dall'altro. Il piano traffico natalizio così concepito imporrà comunque alcune modifiche negli itinerari di molti autobus, anche perché non potranno transitare in via Macqueda. Saranno poi potenziate le corse di quelle linee che garantiscono il collegamento tra il centro e i parcheggi di periferia, come quelli di Piazzale Giotto e via Emiri. Chi avrà voglia di fare quattro passi potrà lasciare l'auto anche al Foro Italico, dove sono stati ricavati parcheggi a spina di pesce tra la Cale e via Lincoln. Ci saranno delle navette che però costeranno 50 centesimi. Non è finita qui, perché altre isole pedonali scatteranno domenica in via Mariano Stabile, in via Principe di Belmonte e in un tratto di Corso Calatafimi. Iniziative analoghe anche in via Asciuti. E intanto la piazza Politeama continua ad abbellirsi di addobbi. La scorsa settimana è stato collocato l'albero a pedali, un'iniziativa che però non ha mancato di suscitare polemiche, soprattutto per i costi. L'MPA in Consiglio Comunale ha presentato un'interrogazione sulla spesa di 40.000 euro. La graduatoria è pubblica, risponde l'assessore Giambrone, a disposizione di chiunque voglia leggerla ed eventualmente impugnarla.
Occupiamoci adesso dei lavori dell'Assemblea regionale perché l'ARSA ha proprio oggi completato l'ufficio di presidenza della nuova legislatura. Un altro appuntamento che invece era atteso per oggi ma che a quanto pare dovrà essere rimandato è quello che riguarda le commissioni. Infatti i vari gruppi parlamentari avevano tempo fino a questa mattina per presentare i propri nomi dei componenti degli organismi dell'ARS, però la scadenza è stata spostata a martedì prossimo alle 12 perché, secondo quanto ha riferito il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, non tutti i gruppi parlamentari hanno comunicato le designazioni dei deputati per le singole commissioni. Dunque l'insediamento che era atteso per oggi si dovrà attendere la prossima settimana. Parliamo adesso di nuovo di economia perché per le aziende siciliane c'è ancora molta strada da fare per quanto riguarda l'internazionalizzazione. Negli ultimi anni sono stati fatti progressi, ma il lavoro all'orizzonte è ancora molto. Sentiamo. RES ricostruito seppure in un quadro fatto di luce e di ombre per l'economia siciliana, il grado di internazionalizzazione delle imprese siciliane. Secondo quanto emerso negli ultimi anni è cresciuta la valorizzazione del territorio siciliano e dei suoi prodotti di punta, come quelli legati al settore dell'agricoltura, dell'agroindustria e dell'artigianato. Sono i piccoli imprenditori, quelli radicati nel territorio, aperti alle sfide, che superano lo stretto per esportare i loro prodotti nei mercati del sud-est europeo e in quelli asiatici. Importante è il fatto che la Fondazione RES, che è una gemmazione della Fondazione Sicilia, nella serialità delle sue attività di ricerca abbia consolidato un progetto e abbia approfondito delle tematiche centrali allo sviluppo economico, ma non solo economico, dell'isola, e la Fondazione in questo ne è particolarmente lieta e onorata. Le imprese internazionalizzate in Sicilia non sono moltissime, sono una percentuale in rapporto alle imprese siciliane minori di altri contesti, e abbiamo dati, abbiamo diapositive, eccetera, sono quindi una percentuale abbastanza ridotta e soffrono sicuramente per la distanza, sia in termini economici che fisici, che quindi di carenze di infrastrutture, eccetera, eccetera. Noi adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa pubblicitaria. Nella seconda parte del TG parleremo delle conseguenze del maltempo nel nord Italia, negli aeroporti siciliani. A dopo. Da Loris, vendita promozionale, abito uomo 99 euro, giubbotto uomo 89 euro, orario non stop. Loris, la moda passa, lo stile resta. A che casa giochiamo? Arredo bagno, rivestimenti, infissi, pavimentazioni, sistemi di riscaldamento. Il risultato è vincente. Giocare a far casa per noi significa bagno oasi di relax come in una spa. La forma dello spazio con i nostri rivestimenti, il design e la qualità con i ferramenta e gli infissi, la tradizione e l'innovazione con i nostri sistemi di termoidraulica e di riscaldamento. Sia che si tratti di ristrutturarla o di fare casa ex novo, per noi è sempre un progetto da sviluppare per una casa su misura. La nostra casa è l'ambiente per la vita. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da un chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Il benessere inizia con noi da oggi, installando a casa tua un impianto di depurazione acqua. Waterworld, azienda di riferimento con una linea completa di impianti di trattamento dell'acqua domestica e industriale. Addolcitori, refrigeratori, dissalatori, tutti con autorizzazione ministeriale. A Palermo, in via Resuttana 269. A Trapani, via Archi 33. Devi ristrutturare casa? Devi solo scegliere i materiali messi a disposizione per le rifiniture. Poi la soluzione te la diamo noi. Si chiama soluzione appartamento chiavi in mano. 100 metri quadri di pavimento, un bagno principale, un doppio servizio, rivestimento cucina, infissi, vetrate in legno e persiane in alluminio, portoncino blindato, porte in massello, impianti idrici ed elettrici. Il tutto chiavi in mano, compresa la progettazione, a soli 28.600 euro. Buongiorno, siamo in Belle Campane, il chiosco di fiori detto Flowers.
all'interno del chiosco di nuova generazione, climatizzato, abbiamo le piante appartamento e i fiori decisi. Venite da noi in Via della Campagna, non manca nulla, veniteci a trovare. Appuntamento alle 18 di oggi con la cerimonia di premiazione del Premio Nazionale Luigi Pirandello, promosso dalla Fondazione Sicilia, è giunto alla sua 19ª edizione. Il prestigioso riconoscimento, che viene assegnato ogni 2 anni, opere teatrali ma anche saggi sul teatro, sarà consegnato oggi in particolare a 2 giovanissimi talenti della scena nazionale. Si tratta dell'autore Emanuele Aldrovanti, il cui lavoro è stato selezionato 367 in concorso, e Alberto Oliva, individuato dalla giuria tra i più promettenti registi italiani. Sentiamoli. Sì, sono contento, non me l'aspettavo per niente di vincere, quindi sono molto onorato, ringrazio la giuria e sono contento di essere stato scelto fra così tante opere. Cosa descriveva appunto la tua opera? La mia opera racconta la storia di un medico che al massimo della sua realizzazione personale e sentimentale, invece di essere felice, sceglie il distacco. E questo genera una scissione nel personaggio fra la sua parte emotiva e quella razionale, che confliggono distruggendosi a vicenda. Che mi è arrivato in maniera assolutamente inaspettata e a sorpresa, e sono ovviamente felicissimo di questa cosa. Io arrivo da Milano, dall'Università Statale, poi ho fatto la scuola Paolo Grassi, che è la scuola fondata da Strehler, e da lì poi ho cominciato un percorso da regista indipendente, prevalentemente tra Milano e Torino, comunque al nord, e in questo autunno ho avuto la fortuna di fare 3 spettacoli consecutivi a Milano, che sono Il Ventaglio di Goldoni, Il Mercante di Venezia di Shakespeare e ancora in scena adesso Il Padre di Strindberg, che diciamo vanno a confermare una mia poetica, che è quella di rilettura dei classici in particolare, e anche insomma cercare di dare uno sguardo all'attualità attraverso le parole dei grandi autori della storia del teatro, e comunque all'interno del teatro e dello spettacolo dal vivo, che è sicuramente il mondo nel quale mi trovo meglio in assoluto. A causa del maltempo sul nord Italia potrebbero esserci dei problemi nei collegamenti via aereo. Compagnie come Alitalia, ad esempio, non escludono ritardi consistenti e, nella peggiore delle ipotesi, la cancellazione dei voli. Ad esempio a Milano Linate, causa neve, è stata chiusa una pista e i voli in partenza sono limitati a 6 ogni ora. Alitalia consiglia ai viaggiatori di controllare lo stato dei voli prima di andare in aeroporto attraverso il proprio call center o il sito internet. E noi di tempo, questa volta sulla Sicilia, però parleremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria nel meteo. Da parte nostra è tutto, arrivederci. Nuova Sport Car. La nuova concessionaria Palermo BMW e Mini, Isola delle Femmine, Via delle Industrie 77. Mamma, facciamo un dolce insieme. Ricò è crema di ricotta di pecora zuccherata e congelata per essere sempre disponibile. Da oggi anche nella comoda confezione da 1 chilo. Info su www.ricocreme.it. Telefono 091 869 1229. Venite a visitare il nuovo showroom Vialdi sulla statale 113 nell'area commerciale di Carini. Potrete scegliere il vostro sommier o semplicemente il vostro materasso in lattice direttamente in fabbrica. Oggi il materasso matrimoniale costa solo 349 euro e il singolo solo 229, guanciali compresi nel prezzo e possibilità di finanziamento anche senza busta paga. E se acquistate un sommier, il materasso è in omaggio. È proprio vero quel che dice Eusebio Lamanna. Vialdi, senza chiacchiere, solo fatti concreti. Ma perché AutoEuropa? Perché con AutoEuropa si ha sempre di più. Il miglior servizio col minor costo. E poi sono ovunque. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli, Verona, Bergamo. AutoEuropa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. AutoEuropa, l'autonoleggio low cost. Da Loris, vendita promozionale. Cappotto lana donna 79 euro. Orario no stop. Siamo aperti anche la domenica. Loris, la moda passa, lo stile resta.
Sono aperte le iscrizioni al corso di studi politici organizzato dall'Accademia Nazionale della Politica e diretto da Bartolo San Martino. Al corso parteciperanno illustri esperti del mondo della politica, dell'economia e della cultura. Sono previste borse di studio, crediti formativi e rimborsi per gli studenti. Il titolo rilasciato è valido ai fini di legge. Sulla Sicilia nel resto della giornata ancora clima mite ma con nuove piogge a partire dalla sera, soprattutto sulle zone occidentali. Le temperature sono in generale rialzo. Venti in progressivo rinforzo dai quadranti meridionali, mari da poco mossi a mossi con moto ondoso in aumento. Domani è previsto l'arrivo di un fronte caldo con fenomeni anche temporaleschi sulle zone orientali, mentre non sono previste piogge sulla fascia nord dell'isola. Le temperature continueranno ad alzarsi. Venti di scirocco anche sostenuti, mari fino a mossi o molto mossi.